In questi giorni di reclusione forzata, come tanti, ho avuto modo di leggere un po' di più di quello che la vita normale ci consente e ho voluto rileggere l'Eneide per un motivo abbastanza semplice, cioè perché in questi giorni mi è capitato di sentire e mi è capitato anche di ripetere io stesso questa espressione, cioè siamo in guerra, ci sentiamo in guerra. Certo, sappiamo che siamo in guerra contro un virus, sappiamo che pur nella tragedia, non so, ad esempio il numero di morti di questa guerra sono per fortuna di molto inferiori a quelli che da sola ha fatto la Seconda Guerra Mondiale. Eppure questo evento tragico ha delle caratteristiche uniche. Nella storia dell'umanità non c'è mai stato un evento di questo genere che abbia coinvolto l'intero pianeta. Ecco perché mi veniva da riflettere sulla guerra e su quell'evento che in tanti considerano il modello archetipico di ogni guerra, cioè la guerra di Troia. E pensavo al fatto che nel Novecento due figure di donne, due intellettuali, hanno riflettuto su quella guerra ponendola alla base della nostra civiltà, della nostra cultura occidentale. Una è stata Simone Weil, la quale vede nella guerra di Troia la distruzione, la fine di tutto, la guerra totale, per giunta generata da motivi futili, come lei dice, da parole alle quali è stata messa la maiuscola, cioè privi di significato, ma che sono state improvvisamente rivestite di senso particolare, hanno prodotto distruzione, come, non so, la bellezza di Elena nella narrazione mitologica. La Arendt invece vede in questa guerra certamente la distruzione, ma Arendt parte da una citazione, da un riferimento a Eraclito, il grande filosofo greco, il quale dice che Polemos è padre di tutto. Polemos in greco significa guerra, certamente, però in senso più generale polemos è il conflitto è la base di tutto, è il padre di tutto. E da qui Hannah Arendt ritiene che la guerra di Troia, pur nella sua distruzione, pur nella sua capacità di distruggere, di rendere cenere una città, proprio nella narrazione mitologica che di essa è stata fatta, dai cantori che noi sintetizziamo con il nome di Omero, ebbene, proprio in questa narrazione noi vediamo che da quella distruzione, da quella morte, è venuto qualcosa di diverso. Innanzitutto è emersa, per esempio, la dignità degli sconfitti, la dignità dei vinti. Ancora oggi a noi l'immagine di Ettore appare molto più umana, più vicina alla nostra sensibilità che non la terrificante figura di Achille, per esempio. E poi soprattutto da quelle ceneri è stata costruita una nuova civiltà. E questo, più che in Omero, è narrato proprio da Virgilio nell'Eneide. L'Eneide è il racconto dei profughi che partono da una Troia distrutta, ridotta in un cumulo di macerie e giungono sulle coste del Lazio, qui, questa nostra zona. E in particolare mi veniva da soffermarmi su un breve momento del secondo libro. Il primo libro dell'Eneide racconta il momento in cui i profughi troiani stanno per giungere nel Lazio, ma come dei moderni emigranti vengono respinti indietro, in quel caso da una terribile tempesta che li fa poi approdare in Libia. Qui trovano ospitalità
presso Cartagine, presso la regina Didone. E nel secondo libro Virgilio ci narra appunto il momento in cui Didone vuole sentire da Enea il racconto del suo passato. Ed Enea racconta la distruzione di Troia, l'inganno dei greci e poi il momento in cui egli decide di fuggire, di andarsene da questa città ridotta in macerie verso un futuro nuovo e diverso. Ebbene, nel secondo libro, così scrive Virgilio: «Su dunque, diletto padre, salimi sul collo, ti sosterrò con le spalle e il peso non mi sarà grave. Dovunque cadranno le sorti, uno e comune sarà il pericolo, una per ambedue la salvezza». Sono dei versi che ci presentano un'immagine molto potente, cioè nel momento in cui Enea esce da una guerra, esce dalla distruzione prodotta da quella guerra, e progetta qualcosa di nuovo per sé e per coloro che lo accompagneranno, si carica sulle spalle il vecchio padre Anchise. In questa immagine di un profugo che scappa dalla sua città distrutta con il proprio padre sulle spalle, io credo che Virgilio ci lasci un messaggio straordinario, proprio per noi che stiamo vivendo questa terribile esperienza così non aspettata. Non sappiamo quando ne usciremo, ma ne usciremo. Sappiamo che ne usciremo purtroppo lasciandoci alle spalle anche qui morte, tante persone che non usciranno insieme con noi. Eppure questa immagine ci presenta una prospettiva di futuro, la prospettiva di poter creare qualcosa di nuovo, ma una condizione. Alla condizione cioè che i giovani, le nuove generazioni siano in grado di caricarsi sulle spalle le vecchie generazioni, gli anziani, coloro che in questo momento sono particolarmente colpiti dalla morte, dalla malattia. Ebbene, il futuro potrà essere certamente costruito, ma soltanto a questa condizione. Caricarsi gli anziani sulle spalle è chiaramente un segno per caricarsi anche l'intera tradizione del passato, proprio perché il futuro può essere costruito soltanto a partire da tutto ciò che noi abbiamo vissuto anche prima di questa esperienza. E dunque è straordinario come i classici, tutti i classici, in questo caso l'Eneide di Virgilio, riescano a parlarci puntualmente anche in un momento così particolare.